Dal 1975 il premio Nonino celebra coloro che con il loro lavoro onorano la terra, le viti, le piante, i frutti della terra. Ma da 38 anni è anche e soprattutto una sorta di incubatore di futuri premi Nobel. Tanti visionari, gli studiosi, i poeti, gli scienziati che sono passati di qui. Siamo liberi, vogliamo rimanere liberi e anche i nostri giurati sono liberi e indipendenti. Molti giurati stranieri scelti fra le persone che sono state già premiate. Dopo un sentito e sommesso ricordo alla famiglia Missoni per il difficile momento che sta vivendo, Giannola dal palco ha dato il via agli alambicchi di famiglia, simbolica apertura di una festa che ha visto brillare per prime le luminose stelle della nostra cucina italiana, che mai insegue le mode. Il trio meraviglioso degli chef stellati, che sono i nostri ambasciatori nel mondo, sono stati pionieri, perché oggi come oggi il Made in Italy non è solo il lusso, la moda, ma è l'enogastronomia. Hanno dato la possibilità a produttori come noi, nel nostro caso di grappa, ma i produttori di vino, di essere amati e richiesti nel mondo, quindi noi gli siamo veramente molto molto grati. La famiglia Nonino la conosco da sempre, il rapporto è stato sempre un rapporto d'amicizia e questo premio veramente mi onora tantissimo. E poi vorrei condividerlo con mia moglie Renata, che è stata un po' l'anima del nostro ristorante. Io ho sempre considerato questo premio uno, se non il massimo, ma uno dei grandi premi al mondo, viste le personalità che ci sono e le personalità che vengono premiate. Di fronte a tanti cervelli, forse ne abbiamo un po' anche noi. È veramente un onore, ovviamente. Soprattutto dalla famiglia Nonino, che apprezziamo tantissimo, con la quale siamo amici da 40 anni ormai. Quindi è stata una grande sorpresa e un grande onore anche per vedere, nel vedere che siamo veramente accanto a delle persone superlative. Noi siamo insomma delle pulci accanto all'elefante. E uno degli elefanti in questione si chiama Peter Hicks, che con Fabiola Giannotti hanno arato e coltivato un terreno di conoscenza che ha portato nel luglio 2012 all'annuncio dell'importante scoperta del bosone di Higgs. Penso che i prossimi sviluppi di questi esperimenti che hanno portato alla scoperta del bosone di Higgs ci porteranno a capire meglio i componenti di cui è fatta la materia e l'universo. Dipenderà molto da quanto riusciremo a sapere su quelle particelle che abbiamo studiato e di cui abbiamo parlato al mondo intero lo scorso luglio. Ho sempre pensato che la scienza, in particolare la fisica, fosse qualcosa di molto lontano da noi comuni mortali, e invece potendola ascoltare ho scoperto come sia molto più vicina a quanto noi non pensiamo. Il cammino della conoscenza è bellissimo, ma è anche durissimo e ha richiesto 20 anni di lavoro della comunità scientifica internazionale. L'Italia ha giocato un ruolo molto importante. Molti scienziati italiani sono coinvolti nel progetto LHC, circa 600. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha investito mezzi, risorse, cervello, idee, tecnologia, trascinando anche l'industria come la Saldo e molte altre in questa avventura senza precedenti. Un riconoscimento che viene dato quest'anno alla ricerca fondamentale, che è molto importante. È un premio che ha dato moltissimo in particolare alla letteratura e all'arte, ed è molto bello vedere, ha premiato anche la scienza in passato, pare molto bello vedere che venga adesso dato alla ricerca fondamentale una grande scoperta. Quindi sono veramente molto grata e molto onorata. Tra i premiati anche personaggi di enorme spessore internazionale. Michael Pollan, attento e spietato analista dell'alimentazione, per il quale non dovremmo mangiare nulla di quello che i nostri avi non avrebbero riconosciuto come cibo. E la poetessa Jory Graham, che ha definito la poesia come l'agricoltura del cuore. Entrambi lavori faticosi e che ha ricevuto il premio internazionale Nonino 2013. Il grande Michael Pollan,
che è il grande filosofo del cibo, e devo dire che ama moltissimo l'Italia. Durante una cena ha affermato che nel nostro piccolo contribuire a cambiare il mondo, a rispettare di più ecologicamente la terra, e quindi ha una grande ammirazione. Io sono perdutamente innamorata di Jordi Graham, la grandissima poetessa che attraverso i suoi versi riesce veramente a scuotere le emozioni, che sono, voglio dire, è il presupposto ideale per far sì che le persone, entrando in contatto con la propria emozione, acquisiscano maggiore autonomia di pensiero e possano essere quindi in grado di far valere se stesse in una società come questa, in cui ci vorrebbero tutti passivi. Extraordinary family. È una famiglia straordinaria innanzitutto, e la loro azienda è portata avanti esclusivamente da generazioni e generazioni di sole donne, donne straordinarie, per cui ricevere questo premio dalle mani di queste donne che lavorano duro nei campi, in ufficio e anche a casa è una cosa straordinaria. To have poetry honored, I believe that it's only the fourth time that poetry has been honored. Il fatto poi che la poesia sia premiata, penso questa sia la quarta volta, è un onore. E poi la festa che raccoglie le più importanti teste della scienza, dell'umanità, in un unico posto, penso sia una cosa più unica che rara. Lavoriamo con tutte le nostre forze. Siamo innamorati del nostro lavoro, reinvestiamo tutto nel nostro lavoro, che è importantissimo, battagliamo contro le leggi che molto spesso non ti aiutano, crediamo in quello che facciamo, miriamo all'eccellenza, l'assoluta eccellenza, e il consumatore ti premia in Italia e all'estero, che ci considerano degli dèi.